Vediamo il primo caso, prendete Giovanni capitolo 2, Giovanni capitolo 2, leggerò solo il versetto 3. Giovanni capitolo 2 è il primo miracolo di Gesù, sono le nozze di Cana di Galilea. Il versetto 3 dice: venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino, non hanno più vino. Qui una nuova famiglia si sta formando, qui si celebra un matrimonio, una nuova famiglia sta nascendo e il Signore Gesù entra in questa casa, entra in questa famiglia ed è presente quando il problema si presenta, quando il vino nella festa viene a mancare. Voi sapete che nella cultura ebraica il vino era simbolo di allegria e che non poteva mancare durante una festa di matrimonio che duravano 7 giorni, ma non poteva mancare cibo, non poteva mancare gli elementi della festa, perché questo significava disonore per il padre, per il padrone di casa, per la famiglia ospitante. E qui si presenta un problema, il vino viene a mancare, ma Gesù è presente, viene pregato da Maria di intervenire. Gesù dice: donna, non è ancora arrivata la mia ora, ma Gesù interviene perché Gesù è presente quando il problema si presenta, e Gesù è presente quando il problema si presenta perché è stato invitato. Il testo dice che lui è tra gli invitati, la sua famiglia è tra gli invitati. E quando il Signore entra nella nostra casa, rinnova la nostra gioia, la festa, la celebrazione, l'allegria in casa tua non finiscono mai. Se tu inviti Gesù a far parte del tuo matrimonio e della tua casa e della tua famiglia, con il matrimonio si costituisce una famiglia, ti troverai a celebrare Gesù in ogni momento, in ogni cosa. Più gioia, più allegria pura in casa tua. E vedete che quando portano il vino che Gesù ha trasformato dall'acqua al sommelier, all'esperto, al direttore della festa, portano ad assaggiare il vino, questo non ci crede, non crede a quello che sta assaggiando. Perché l'uso nelle feste era di dare il vino migliore all'inizio e lasciare poi il vino peggiore alla fine. Ma il maestro della festa assaggia il vino, siamo già alla fine, e Gesù ha trasformato l'acqua in un vino di qualità eccelsa, non si era mai sentito. Con Gesù tutto è nuovo in casa tua, con Gesù il meglio deve ancora venire, il meglio è lasciato da dopo, parte adesso, comincia ora. Con Gesù la tua vita può diventare adesso un'allegria, una gioia, una pienezza di qualità migliore, della massima qualità. Come era della massima qualità questo vino. E ti chiedo: come sta la tua casa? Come sta la tua famiglia? Tu senti bisogno di questa allegria, di questa gioia, di questa pienezza, di qualità superiore? Gesù può portare questo in casa tua. La Chiesa non è un posto da vivere soltanto nei momenti importanti della vita. La Chiesa è famiglia, la famiglia di Dio. La Chiesa Presbiteriana di Pistoia è il posto giovane per la tua famiglia. È la Chiesa decisiva, una Chiesa missionaria, una Chiesa biblica.
Vi aspettiamo!